chirurgia estetica e ritocchi dell'ultimo momento. Abbiamo con noi il dottor Francesco Malatesta, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Può capitare che vengano delle voglie anche perché uno, insomma, va in vacanza, dice posso fare qualcosa. Quali sono i ritocchi che si possono fare? Certo, è un momento in cui si vuole essere perfetti, no? Certo. Soprattutto in questo caso, mentre d'estate uno pensa al corpo, chiaramente nel periodo invernale ci si espone soprattutto volto, collo e mani, no? Che sono massimo le braccia, perché poi siamo coperti da altre cose. Quindi quei ritocchini, diciamo, che vengono richiesti sono sempre relativi 90% al volto. E ci sono tante cose che si possono fare e anche alcuni limiti, e quindi va sempre puntualizzato quali sono le cose in cui ci si può buttare ed altre in cui si può fermarci. Facciamo un po', partiamo dal volto, la fronte, gli occhi, mettiamo, sì. No? Innanzitutto dobbiamo escludere la chirurgia, perché c'ha tutto un tempo di recupero importante. E spesso viene richiesto di sistemare le rughette intorno agli occhi, le classiche zampette di gallina, anche perché il Botox, che è il trattamento proprio specifico per le zampette di gallina, fa anche quel bellissimo effetto di apertura dello sguardo. Quindi perché, si solleva il sopracciglio e quindi chiaramente l'occhio prende un'altra luce, un'altra forma. Chiaramente sempre con l'attenzione a non esagerare, perché sì, il sopracciglio deve salire, ma non troppo, certo. Perché sennò poi si assume quell'aspetto un pochino particolare. Un po' plastificato, come si suol dire. Per esempio, qui c'è una grossa differenziazione tra maschio e femmina, perché la donna deve avere un sopracciglio alto ad ala di gabbiano, cosiddetto, no? Invece l'uomo deve avere un sopracciglio più orizzontale. Quindi, se uno si vuole fare un ritocchino, anche lì bisogna calibrare sempre le quantità, le posizioni di infiltrazione e, insomma, ritagliare come sempre il trattamento sulla persona. No, è bello quello che sta dicendo, perché insomma io lo dico sempre, anche se sono ritocchi di chirurgia estetica, non ci sono tagli eccetera, però sempre rivolgersi al professionista. Ma sì, perché tutte anche le queste minime cose che sono... sembrano semplici da fare in realtà hanno alla base una conoscenza dell'anatomia, perché il Botox non leva la ruga ma leva la causa della ruga, quindi si agisce sul muscolo sottostante, quindi bisogna sapere dov'è questo muscolo. Perché si rischia anche poi di provocare dei danni, Sì, vabbè, chiaramente si possono fare anche dei danni, per fortuna non danni grandissimi, ma insomma, per una persona che deve andare a una festa, anche un sopracciglio che si abbassa un centimetro è un danno gravissimo, anche se poi dopo qualche tempo si recupera. Sì, perché poi va ripetuto, no? Anche nel Sì, il Botox è come i trattamenti di medicina estetica, diciamo, nel loro insieme sono trattamenti che sono temporanei, e questo a volte fa storgere il naso perché dobbiamo rifarli, però è anche una grossa garanzia di sicurezza, quindi ci fa stare tranquilli, più qualsiasi cosa succede è sempre reversibile. Il Botox in particolare, oltre agli occhi, sistema anche la fronte e la zona nel mezzo agli occhi, che si chiama glabella. E poi ci sono anche qualche altro piccolo ritocchino particolare, per esempio intorno al naso, che vengono le rughette, che le chiamano le rughe del coniglio, le bunny lines, perché fanno quando facciamo questo movimento qui. Sì, sì. E anche quelli sono molto importanti, perché se lisciamo, diciamo, tutto intorno, poi quelle si vedono di più. Ah, ecco, quindi dobbiamo avere un'armonia giustamente nel volto. Certamente. Lei ha citato le rughette intorno al naso. Il naso, perché sembra che, ne abbiamo parlato, insomma, che anche senza chirurgia proprio di rinoplastica, no? Così, cosiddetta, si possa ritoccare anche il naso. Ecco, questo... E questo è uno dei trattamenti ora più richiesti. Tutti i giorni c'è tantissima richiesta di famoso rino filler. Rino vuol dire naso, come previsto di rinoceronte. Filler è il famoso filler, cioè l'acido ialuronico che mettiamo nei punti, diciamo, furbi, intelligenti, tecnici, per ridonare al profilo del naso una nuova situazione di armonia. E quindi veramente in questi casi è molto bello che le persone si sorprendono, perché si guardano allo specchio, qualcuno piange, perché si mette a piangere dalla felicità, perché dice no, non è possibile, mi sembra che mi effettuo un intervento chirurgico, perché in tanti casi con qualche piccola punturina sul dorso del naso, 2 minuti, non si sente niente e sembra di essersi rifatti il naso. Perché il naso poi, andando avanti con l'età, cresce, no? Il naso un pochino cresce la parte della cartilagine, soprattutto, che è quella che compone la punta. Quindi la punta può diventare un pochino più globosa e poi più grande, tende a cedere verso il basso, quindi chiaramente una punta più grossa che va verso il basso fa diventare quindi un naso più goffo. Quindi si può anche rialzare un po' la punta. Si può anche rialzare, lì possiamo utilizzare ancora acido ialuronico in 2-3 punti particolari e a volte una goccia di Botox, perché la zona sotto del naso, questa qui che si chiama la columella, ha un piccolo muscolino che quando si ride, a volte si parla, si dice delle lettere,
fa andare giù la punta del naso. E allora a volte vediamo le persone che in fotografia stanno serie perché sanno che se ridono vengono peggio. Perché? Perché ridendo gli va giù la punta del naso. E allora un piccolo tocco di Botox blocca questo muscolino che non serve a niente se non abbassare la punta del naso. Certo. E con poco, con un secondo, si risolve un piccolo problema. E quindi si può estetico. Ridare insomma anche una nuova esatto. vita al naso, no? Però sì. c'è anche le labbra. Io penso anche il cosiddetto codice a barre, no? Sì. Soprannominato esatto. anche. Sì, sì. Anche la bocca, insomma. La bocca è un altro punto chiaramente molto importante. Che non infatti, sia canotto, come si suol dire in un modo molto volgare. Assolutamente no, però un piccolo tocchino che diciamo dia una sottolineatura del bordo delle labbra fa bene sia alla forma stessa della bocca, che a volte negli anni ruota verso l'interno, si fa più piccola, diminuisce un pochino, e allo stesso tempo distende anche quelle rughettine che arrivano sul bordo della bocca, che lo chiamano codice a barre. Sì, no? Io ho imparato, di esatto. solito era nel cibo, però. Sì, esatto. E quindi praticamente con questa piccola infiltrazione si sistema sia la bocca in maniera naturale e si va, dà un grosso aiuto, a volte si cancellano proprio del tutto queste rughettine dette codice L'ultima a barre. L'ultima cosa, la bocca, anche i profili del volto si possono ridisegnare? Il profilo del volto può essere aiutato con anche lì con due o tre presidi. Uno è il famoso anche filler, perché chiaramente se ci sono delle fosse, per esempio, sì, che appaiono, possono durante... essere fosse zigomatiche, possono essere fossette nella zona centrale della guancia o nella linea mandibolare, e un aiuto può essere dato anche ai famosi fili di trazione, che sono dei filini piccoli, diciamo fili come delle lenze, una lenza, sì. Che è un filo riassorbibile, quindi anche quello se ne va, però che nel suo percorso ha delle piccole scagliette che aiuta la pelle a stare un pochino più sollevata. E quindi, specialmente in associazione con un po' di acido ialuronico, dà un risultato naturale, carino, a volte proprio simula quasi un lifting, e senza dare nessun problema e senza avere chiaramente i postumi di un lifting. Quindi questo si può fare tranquillamente a livello ambulatoriale, sempre sì. rivolgendosi a persone esperte, sì. ecco, detto questo, però si può fare subito, insomma, sì, sì. piccoli ritocchi. Senza grossi problemi, siamo pronti per l'uso in pochi minuti. Per vedersi meglio, anche esatto. per vedersi meglio. Allora abbiamo parlato con ve lo ripresento, il dottor Francesco Malatesta, di ritocchi appunto dell'ultimo minuto per quanto riguarda la chirurgia estetica.